Peppino, noi ti suoniamo talmente tante volte, ma è così raro avere Alessandro Siani qua che ti tagliamo bruscamente. Ecco qua, a Madagliata. Buongiorno. Ma, sì. No. Ma per la cura di che mano così, te sei mano. Vedi per le brutte tagliate in mano e Vinuccio, ma cosa fa? Ma da suonare? Non sia mai, guarda. Che la è finita. È una certezza, Pinuccio. Mamma mia. Senti, Ale, Pino al Palapartenope, tu non mi risponderai mai se ci sarai o meno, non me lo dirai. Io sto al Teatro Augusteo. Io sto al Teatro Augusteo in contemporanea. Quindi. Mo si fa un collegamento di Bavit in diretta, posso che cazzo. Oppure voglio dire. L'importante è che non si faccia linea gialla. No. Mo vi racconto. Io stavo guardando Miss Italia. A un certo punto arriva Alessandro Siani, che comincia a fare delle battute su Salvo, sì. Salvo Sottile, ecco, battute clamorose, divertenti, dice: wow, nemmeno hanno annunciato che la Re voleva uccidere Miss Italia, che subito hanno chiamato a te, Salvo Sottile. Salvo Sottile è quello che parla di morti o feriti, sì. Al massimo, dovete essere al massimo feriti per andare in sua. Kiss si è incazzato, Cussiani, ma hai letto che ha scritto di te? Beh, io so che ha lasciato dei Twitter durante il programma, cioè lui twittava, sì. E diceva: Miss Italia non mi piace, non vedo l'ora di andarmene, sì. Siani che sbadigli. È accusato malamente, perché tu l'hai un po'... Però voglio dire, dai. che altro hai detto su linea gialla? Aspetta. No, ho detto ti chiami Salvo e non ti salvo nessuno dal suo programma. Se ti chiamavi Mortizio. Già, beh, ma nello scherzo, dai. Comunque, infatti, lui non verrà mai magari ad un mio spettacolo, ma mi auguro di non essere mai protagonista del suo programma. Perché significa che è malacqua. Che malacqua. È malacqua. Che cosa non stanno buona. Quantomeno che cosa non stanno buona. Allora, Clementino sarà con Pino Daniele a Palapartenope. Beh, così lo annunciano anche i manifesti. No, lo diciamo, so. Quindi, sarà quindi... al Palapartenope. Sì, è una conferma. È una conferma. Io so che tu in qualche maniera hai parlato con Pino. Però vorrei, sì. Io vorrei che veramente, se si potesse chiamare Clementino, cioè mi sembra giusto, perché se si parla di una persona nel presente. Avete mandato un messaggio. Cessiani in onda, chiamami Simioli. Magari a che storia sta facendo un rap a Dugliangera. Un rap dove sei su me, perché non si fa fare una così, dammi c'è che mi prosciutto. Lo sapeva, la sta Rurmen a che storia. Ah sì? Rockstar, fece sei a mattina e ci dettri. Comunque proviamo, tanto lui dovrebbe richiamare. No, dicevo che è una bella realtà, no? Clementino è una bella realtà e... Come ti posso dire, è un personaggio che tra l'altro io ho ascoltato le prime volte da te, quindi come ti dicevo. Grazie. Prima che non eravamo in onda, credo, non lo so, perché ormai non si capisce niente, delle volte vanno in onda che quando non stai in onda e poi quando stai in onda non dici niente, è un fenomeno la radio che non si capisce. Però è una cosa. Clementino, chi è? Sono Gianni, ti passa Alessandro Siani. Oh Gianni, buongiorno. Alessandro, mo sei sciudato Clementi? Allora, questa è la voce di Clementino a quest'ora? Sì. Cioè, vera, era su a cucca, andava una crippa. Buongiorno. Allora, Clementino, buongiorno. Io sono Alessandro Siani e siamo a Radio Marte, c'è Gianni Simioli. No, ti voglio spiegare pure tu chi sei, tu fai un cantante. Perché magari a quest'ora voglio dire. Facciamo finta che abbiamo capito che le gate. Comunque. Ti volevo dire una cosa, perché mi trovavo a parlare di questo concerto meraviglioso che sarà con Pino Daniele, però non ho detto assolutamente nulla perché non mi sembrava il caso di... Siete in diretta? Ah? Siete in diretta? No. No, stiamo a Bascio Palazzo Citofono. Quindi tu non ti impressionare, Citofono, aspetta... Pronto? Allora, che viste? Risponde. Sì, chiaramente siamo in diretta. Siamo in diretta. Allora, io sono Alessandro Siani, il comico non più giovane. Benvenuti al rap. Bravo, benvenuti al rap. E ecco, sta abbinando. Ha capito. Alessandro. Allora, bravo. Allora, perché stavo dicendo che mi piace molto artisticamente, perché voglio dire, sai, se l'evoluzione della musica napoletana che va nel mondo e tutte queste cose. A un certo punto voglio dire... ho detto che secondo me artisticamente potresti essere valorizzato anche come comico.